Ciao ragazzi, siamo tornati su Monster Hunter Rise ancora una volta. Ci manca ancora un lungo, lungo, lungo viaggio prima di arrivare al G-Rank. E purtroppo, come stai vedendo, non sto avendo tantissimo tempo. Neccia a me. Per portarvi dei contenuti seri. Il piano è sempre quello di tornare a grande forza sul canale. È complicato con i tempi, ragazzi, lo sapete già. È per questo appunto che sto anche optando appunto per questa serie di video, anziché ovviamente andare semplicemente full live stream, eccetera. Comunque, oggi siamo qui a affrontare l'ultima missione delle 4 stelle, in realtà, che è un Acnoson. È l'ultimo mostro che ci manca del primo rango dell'alto grado, praticamente. E alla fine di questo video troverete sul sito internet l'analisi essenzialmente del rango alto grado parte prima, praticamente. Con alcune armature, insomma, un po' di cose che potrebbero in generale servire. Quindi su quella roba lì lo troverete chiaramente sul mio sito internet alla pagina adatta. Alcuni mi hanno detto Spike, ma i set che stai utilizzando, l'ho visto come commento negli scorsi video. E raga, per quella roba lì è tutta a basso grado, appunto. La trovate tutta sul sito. Sul sito è pubblicato tutto. Tutta la roba a basso grado, cioè la copertura totale di tutto quanto quello che è il basso grado. E come ho detto, i set che sto usando adesso sono set che sono completamente di basso livello. Eccetto per l'arco dove stiamo utilizzando la piuma che ci dà ovviamente carica arco più. Fine, per il resto sono totalmente basso grado e niente di più. Quindi ragazzi, oggi andremo a affrontare l'Acnoson con tutte e 14 le armi, chiaramente arma per arma. E niente, fatemi sapere insomma nei commenti, si parte. Allora, 0 gacci di riscaldamento, l'ultima volta che ho toccato gioco 2 settimane fa, si vola. Allora, Acnoson mi è spawnato lì sopra, spero che insomma saremo abbastanza fortunati con gli spawn, perché in realtà può spawnare anche nelle posizioni davvero sconvenienti, in realtà. Non che lì sopra sia proprio una posizione conveniente a livello assoluto. Anzi, è uno spawn che onestamente non è dei migliori a livello generale. Però diciamo che è abbastanza gestibile se siamo un minimo agili e si va. Non vedo l'ora in realtà di salire di rango un pochino, così possiamo fare dei set che ci fanno cacciare un pelo più rapidamente. Che in realtà molta della velocità adesso si basa su appunto buff esterni, cattura e altre e cose di questo genere. Poi come sapete io cerco molto uno stile di gioco reliable piuttosto che uno stile di gioco generale, ecco. Che ti fa fare fuori la caccia veloce una volta sì, 400 no. Perché appunto fare la caccia buona una volta su 400 non serve a nessuno. Ovviamente ragazzi non serve nemmeno dirlo perché per me è scontato, ma noi andremo sempre sempre di break run, quindi chiaramente cercheremo di rompere tutte le parti per quanto sarà possibile. L'Acnoson sfortunatamente ha delle parti che sono relativamente resistenti, soprattutto se si tratta della coda. Immaginavo che stava per andare in reach. È anche abbastanza grosso sto attimo, secondo me. Ora mi curo che... Oh cavolo! Ho fatto il coso. L'arte dentro un fuocherello di Acnoson, insomma, che aveva lasciato in giro. Sconvenientissimo, chiaramente. La ragione per cui ho preso Rage Slash è perché comunque l'Acnoson è relativamente stazionario e molti degli attacchi che fa danno fastidio sul posto. In realtà non danno fastidio in motion. E quindi posso, con Rage Slash posso tentare di tradare degli attacchi in modo positivo. Anche se adesso come adesso vedo che non sta a... Io ripeto, credo in Capcom, prima o poi risolveranno il Sunbreak, avranno risolto sicuramente questo bug. Ottimo. Prendo schippato. Poi tiriamo un bel Rage Slash in testa. Prendo schippato anche lui. Andiamo un po' sulle ali. Via. Via col cazzo, volevo dire.
cercando di prendere le ali ovviamente volutamente. Ecco qua. Potenziato. E causa uno stagger. Qua sono super sicuro che lui volerà via. Esatto. Mi sono andato per una cosa un po' più veloce apposta, perché tanto sapevo che sarebbe andato via. Va bene. Non delle migliori, ma non delle peggiori, onestamente. Questa fase 1. Facciamo il code. Eh sì, questo è quello che dicono, è che sono molto legato da... sono molto legato dalle mie buffe. Per fare effettivamente un tempo decente. E soprattutto spaccargli le parti, comunque, perché... comunque avere più danno vuol dire anche spaccare meglio le parti, cioè vuol dire fare meglio tutto. Chiaramente, specialmente con un'arma come lo spadone, che chiaramente scala super 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 bene con lo spaccare le parti in generale. Facciamo così. Questo, essendo un dunk, dovrebbe essere uno stagger relativamente lungo. Esatto, adesso si rialzerà. Ok. Uno. E pnocatrice. È proprio un peccato. Se non riportano il pnocatrice è un peccato, perché è letteralmente... ci sono delle mosse che sono letteralmente quelle dell'ipno. Ok. E adesso qua fa la carichella. Questa qua a volte la fa molto lunga e dà quasi fastidio, onestamente. Perché, insomma, una grande perdita di tempo in realtà questa mossa. Stando nell'acqua lui è più scarso, perché le valle di fuoco si spariscono immediatamente. E facciamola alla completa. Spippato. E ho rotto tutto tranne la coda. Chiaramente recupera. Questo qua non lo aspetto nemmeno, perché so che tanto non finirebbe bene. Lo rifà. Vediamo un po' se mi prova. Sì. Sono passato attraverso. Oh, rischioso. Lungo? No. Ma non sono... ah, catturabile. Va bene così. Catturiamolo. No, se ne va via. Va bene. Va bene. 1, 2, 3. Andiamo su. Andiamo lunghi. Andiamo lunghi. E uno è andato. Ah. Vabbè, prima caccia dopo tanto tempo, comunque poteva andare sicuramente peggio. Va bene così, onestamente. Ci accontentiamo del round 1. Ora, di spada lunga chiaramente dovrei avere ancora meno problemi, onestamente. E questa volta è spawnato dalla 7. Parlando di spawn meno convenienti, appunto, può succedere. Può andare peggio, onestamente. Cioè, alla fine non è un'enorme perdita di tempo. Però. Ok, preso. Felvine. Questo sembra relativamente più piccolo. Potevo fare inizializzare prima gli eye slash. No. Ok. Eh
Era un rischio che dovevo correre. Interessante come... Ma stava puntando al gattino, non a me. Ok. Ok. Beh, questo è il problema di avere i pali qua. A volte. Ho preso l'ala, parzialmente un po' anche la gamba, l'ho visto che attacca. Alcuni colpi dell'MB, ragazzi, sono andati a caso. A volte davvero non capisco come... No, non c'ho chiaramente abbastanza luce. Ok. Cerchiamo di prendergli l'ala. Infatti sono sicuro che sto vicino, sono anche molto vicino a un raid probabilmente. Eccolo. Che ripeto, mi interessa solo per status control, non per danni, ma... Vediamo un po' se... Ah, quasi. Purtroppo... Ma, ok, ha fallito l'attacco. Vabbè. Mi chiedo a cosa sta puntando, ma chiaramente a niente di conosciuto è la risposta. Vabbè. Se non è andata bene. Sacco di opportunità mancate. Peccato. No, raid di Erzuros. Lasciamo i materiali. Che perché di danno l'Erzuros non fa niente. Cazzo, materiale. Vai. Sto totalmente scarico di bar. Forse che ho? Che ho? Ah, ci prendiamo i drop. No, devo... è andato una merda. Va bene, uguale, dai. Con la spada lunga si può fare di molto molto meglio di così. Molto molto meglio di così. Spada e scudo con Metsu Shoryugeki.
non super reliable oltretutto contro l'Acnosom, però c'ha il testone. Vuol dire che se per caso riesco a buttargli dentro qualche attacco, lo sfascio serio. Prendiamo anche il terzo spawn dell'Acnosom nella terza quest consecutiva, che purtroppo è abbastanza distante da noi onestamente in questo momento. E non ho nemmeno restoccato gli oggetti, vabbè, ma questo qui importa fino a un certo punto. Anche perché non userò tutti questi oggetti in questa quest. Vediamo anche gli insettini, che come al solito ogni volta che ci troviamo in quest'area abbiamo completo interesse nel far fuori, quindi chiaramente... Cratere, hold on! Vabbè, però non è educato, Sapete che questi qua servono sempre, ragazzi, ve l'ho già dimostrato nei live precedenti, live, video. Quando trovate gli insetti a terra, quelli trovate in giro, questi qua, subito, ragazzi, non dovete nemmeno pensarci. Poi chiaramente se i mostri piccoli si intromettono, quello è un altro discorso. Ok. A volte io questa cosa qua pure una seconda. Il menu radiale, non so perché, che cazzo, rispetto a Monster Hunter World sembra estremamente poco responsivo. E non stava puntando me. E questo è il rischio che dicevo io, che lo rende meno reliable. Cioè, perché sarebbe reliable se fossi mono target e potessi prevedere al massimo i suoi movimenti, ma chiaramente non è questo il caso. C'è un perfect rush in faccia. Facciamo un hard bash a scendere. Non so se riesco a... Perché dovrebbe essere vicino, no? Via. Ah, di pochissimo. Aha. Via. Oh, staggerato. Via. Aggiustiamo leggermente la nostra posizione. Non delle migliori posizioni questa, devo dire la verità, per cacciare. Ritorno al centro area, ha finito l'enrage. Così riesco a... Infatti, immagino. E mo cambia proprio direttamente aria. Behavior. Bah, a volte io continuo a dire che per questo approccio open world, open map, per me dovrebbero totalmente ditchare questa cosa delle aree e tutto il resto. O consente un mostro di combattere ovunque, o non consente il mostro di combattere ovunque, perché mi sembra troppo... È talmente tanto immersion breaking, questa cosa che... Tu, una volta che impari questa cosa, palesemente stai seguendo uno script, cioè non è nemmeno... Ho usato il bufango come trampolino. Cioè, è immersion breaking perché dici, ok, stai palesemente seguendo uno script, non è nemmeno un dubbio, capito, su questa cosa. È brutto quando tu vedi che è talmente tanto palese che non sembrano nemmeno più creature vive. Ripeto, per me è o prendi l'approccio o non lo prendi. Non prendi un approccio a metà. O almeno non così. Così non funziona. Non so se riesco. Però sono sicuro che il KO è quasi... Sta lì lì, eh. Non manca tanto. Ok,
Peccato perché non l'ho preso col mezzo Shurikeki, perché giustamente adesso che è stanco i suoi movimenti erano rallentati. Però ok, ma dovrebbe scendere. Pure queste cose qua, no? È stanco, fallo sta giù. Via, torna a terra. Mo' cambiare. Che giustamente ha fame, quindi cambiare. Mi fa fare i zigzag, mi fa fare questo Acnosom. Boh, finito. Aspetta, non di rage. Finito il timer dell'exhaust. Non è più stanco. Cos'è? Ha alzato la coda all'ultimo. Bastardo. Pure qua, no? Cioè, vedi, l'hai fatto sbattere al muro. Dovresti fermare. Cioè loro, queste sono tutte piccolezze, no? Che però vengono sommate insieme. Sono tutte piccole accortezze che dovrebbero... Che se risolve... Vabbè, non ho visto nemmeno, stavo angolato malissimo, in parte colpa mia. Sì, allora, via da sto posto del cazzo perché... Andando per l'ala in realtà, ma anche se ripeto è abbastanza difficile con spada e scudo perché sai, sono bassino. Ok. Pensavo, onestamente mi avrebbe preso quel primo attacco, avrebbe triggerato la parata, ma a quanto pare no. Via. Ok, pure che è pronto per la cattura. Vediamo un po' se riesco a... Dubito! Infatti. Niente. E ancora una volta. Certe cose non le capisco, raga. Continuo a non capirle. Ok, meglio di così, dubito che riuscirò mai a fare. Perché questo gioco c'ha un sacco di roba fisica, no? Quindi ti sposta la parte del mostro prima che spawni l'hit box e succedono queste cose, che a me è una cosa che mi dà fastidissimo, perché succede è nuova di sto Monster Hunter. Ti ripeto, da una parte è anche giusto, soltanto che fa strano, perché mi sposta il mostro, fammi fare danno, è inconsistente. Vabbè, ok, let's go. Allora abbiamo le doppie lame questa volta. Vediamo un po', 1, 2, 3, quarta missione, quarto spawn. No, ok, mi spawnata la set. Continuo a dire che con tutto che ho queste icone più chiare, un po' meno pulita la mappa qua rispetto alla mappa in World. In generale me ne lamento fino a un certo punto, sapete, perché insomma, perché negli altri Monster Hunter non c'era nemmeno il tracking di questo genere, e continuo a dire che io non lo apprezzo.
Mi spoil come sei un masochista, dovresti apprezzare i quality of life. Sai che per me non è un quality of life, per me è proprio un anzi non è per me. Non è un quality of life, è un cambio di design. Hanno rimosso una parte di gioco. Ci sta. Quindi è understandable. Non è incomprensibile perché l'abbiano fatto. Guarda che belle. Guarda, se c'è davvero, se c'è una mod, se c'è una mod che non... che vorrei che diventasse nemmeno... vorrei diventasse ufficiale, cioè, nel senso che dovrebbero fare, rimuove ste cazzo di scintille. Perché, ripeto, se dovessi scegliere una sola cosa, che davvero l'unica ragione... a parte, vabbè, il frame rate, che però che da Switch a qui fa sta differenza, è sta cazzo di mod qua. Cioè, perché boys è troppo meglio e troppo più bello il poter vedere bene il sangue e i particellari dell'elemento rispetto a vedere quel cluster visivo delle scintille, raga. È una cosa che non ha senso. Ah, ho sbagliato io. L'ho esagerata, l'ho anticipata troppo. Io non ripeto, raga, non posso stressare quanto sia meglio. E questa qua è la cosa di cui diceva, è vero, la spinta fisica che mi ha fatto missare il bersaglio. Queste sono buone. Ok. Qua ha finito l'Activate Box. Se era su Freedom Unite quel cazzo che potevo sta cosa oltretutto. Mo apriamo e chiudiamo sta. Oh. Oh. Potrei. Infatti. Ah, a volte. A volte credo che la palette che hanno scelto per alcuni mostri li rende un po' più difficili da visualizzarsi nell'env rispetto ad altri. Ci sono una serie... a questo gioco ha una... qualche micro problema di lettura in generale. Non lo so. Cioè, io ho sempre trovato che in Freedom... no, in Freedom. Comunque in tutti i Monster Hunter... in realtà World ha anche questi problemi in parte. Però prima di World erano proprio zero. Cioè che ci sono... che a volte non riesce a vedere bene il mostro vicino all'env. E chiaramente a volte questo era voluto, tipo, oh, il gipsero sviola nella palude viola, è voluto che lo vedi peggio. Però ci sono certi mostri qua che palesemente non è una cosa voluta, appunto, e se è voluta non si spiega per niente a livello di lore, né a livello di ecologia di mostro, né nel gioco. Nessuno, perché c'è cioè, sempre domani te lo dicono, Mimesi, ok, ben. Qua invece sembra, dici, ok. Person bind. Ok. Mi dico. Per qua la spinta fisica che vi dicevo. E su alcuni mostri si vede molto di più rispetto ad altri. Ah, qua non potevo. Hanno anche aumentato tantissimo l'hit stop in questo gioco, Direi che almeno il 50% più lungo rispetto a tanti altri Monster Hunter, per penso a tutti questi. molto lungo l'hit stop su alcuni colpi. Oh, finalmente una Demon Dance. E questo è un miracolo. La mia resta anche sì. Facciamo un altro code così. Sapevo che avrebbe fatto così. Lo fa sempre la prima volta, è tipo la Radian. Non so se mi prende. No. Ok. Adesso potrebbe fare lo slam col becco. Esatto. Potrebbe farlo una seconda volta. E lo fa. Ok.
Ok, oh, buono. Finalmente ho rotto la coda. Vabbè, chiaramente con un'arma elementale è più semplice rompere la coda. La coda non prende niente di danno fisico. Ok. LOL. Ok. Non manco in tempo di entrare in Demon, ma faccio questa che fa comunque un sacco di danno. Oltretutto fa un sacco di danno e posso scenarci immediatamente una roba dopo. Infatti ancora non sono indeciso sul quale delle due in realtà preferisco. Ma peccato che ho finito il terzo Werbag. Vedi, perché anche dopo questo puoi incatenare dopo. Però dopo la Demon Dance, quella da fuori dalla Demon, è proprio immediato. Cioè come se finisse l'attacco puoi incatenarne subito un altro. Mentre comunque con la Demon Dance normale devi praticamente per forza doggiare prima di incatenare l'attacco successivo. Ok. In generale gli attacchi li trovo più controllabili fuori dalla Demon Mode, quindi in Art Demon. Anche perché hai degli attacchi di posizionamento che sono davvero comodi. Che è questo qua, questo attacco qua è stracomodo. Oltretutto ho preso la Monster Hunter Online, non so se lo sapete voi ragazzi. Questo attacco qui non se l'ha inventato Monster Hunter Rise, ma l'hanno preso la Monster Hunter Online. Soprattutto su Monster Hunter Online potevate spammarlo praticamente in eterno. Mentre qui chiaramente sono soldati un attimo una regolata, perché su Monster Hunter Online era ridicolo il quante volte potevate fare quell'attacco lì, era incredibile. Questa roba qua potevate farla tipo 25 volte e danzare addosso al mostro per... Ok, questa l'ho fatta di blind. Eravate praticamente immortali contro alcuni mostri spandati. Era un po' too much. Mentre qui l'hanno riportato, aggiungerei anche un modo abbastanza intelligente, perché uno dei miei attacchi preferiti. RIP Monster Hunter Online, un gioco abbastanza sottovalutato in realtà. C'aveva delle componenti pay to win, tra virgolette, insomma, un po' MMOse. Un po' che non andavano bene. Però c'aveva anche tante belle idee. Come tanti. Alcuni mostri oltretutto erano molto belli, alcuni mostri loro. Beh, sempre Kog, Sissi di Frontier. Never forget, ragazzi. Quando ricominceremo a giocare a Frontier, sarà l'unico Monster Hunter che è da giocare per sempre. E lo so che molti di voi potrebbero non essere d'accordo con questa affermazione, però... io ripeto, però questa affermazione è troppo vera per un... per un Monster Hunter veteran fin troppo vicino. Però per i true veteran, poi ragazzi. Quelli che erano i vecchi hardcore player. Non c'è nessun Monster Hunter. Cioè, è troppo il Monster Hunter definitivo per non essere il Monster Hunter definitivo. Ok, ma adesso scendo a terra perché è stanco. Non fa Wind Pressure. E secondo me questo è un errore. Avrebbe dovuto fare Wind Pressure. Ma io in realtà sono contro aver tolto alcune manovre su mostri. Cioè, c'era una ragione per cui esistevano quelle manovre, quei debuff. Quei status normali. Le trappole devono lavorare troppo forte. Tipo, le piazzi in modo instant. Anche quello è un po' too much. Ok. Lancia. Vediamo un po'. Desponato. Ok. Però lancia... sarebbe stato meglio se avessi usato una lancia elementale. Innanzitutto rispetto a questa. Perché allora contro... Perché generalmente è meglio contro l'acqua, non so. Ma comunque non è solamente quello là, è perché... Più o meno questa caccia dipenderà da quanto targetterà me versus quanto targetterà i miei gatti. Targhetta un attimo i gattini. Un attimo. Prego. Ah! Ok. Ed anche relativamente grande questo Atomson, che non è un bene purtroppo per questa caccia. Oh.
Sto anche cercando di togliermi. Non mi ha preso? LOL. Ok. Ok. Ah, questa cosa che quando i mostri ti devono prendere non ti prendono e viceversa. L'odio vero. Io vi odio, Capcom. Cioè, lo apprezzo, Però no. Però che in Sunbreak lo migliorano un pelo sta cosa, perché comunque so che magari a GP si gestisce con un nuovo engine. Perché molte di queste cose sono, raga, Due to re-engine. Questo è il primo Monster Hunter su re-engine. Spero che non continuino a cambiare engine, perché appunto si devono abituare, devono polisciare i sistemi, è tutto comprensibilissimo, Ti prego, non farmi passare l'ala attraverso lo scudo. Ah, grazie. Cambiare. Quella era la classica animazione di stop e cambiare. Mi ricordo quando la cutezza blu era davvero difficile da ottenere. Mamma mia, raga. Da ottenere e da mantenere soprattutto. Guarda, qua più sta più. Qua più scarso. L'ho sperato che attaccasse me, but no. Multit. Quanto ti voglio bene! Quanto ti... Cambio area. Todd. A maggio dicono che ci sarà un altro evento riguardante Rise. Chissà. Non fare il saltino indietro.
Quanto ti voglio bene! Se tu ami... Ah, non so se tu lo sai, batti le mani. So gioca malissimo, eh. I have no one to blame but myself. Però sì. Per una serie di cose che vorrei ammazzare. Ride? No, semplice tank. È stanco, quanta tryhard tempo ci metti per eseguire quella mossa? Vai via. Perché c'ha fame, ma mo c'ha fame. Intanto mentre è in volo finisce. Perché vi dirò esattamente ciò che succede. Perché appunto, come dicevo, sto gioco c'ha un enorme problema di script. Adesso in realtà lui ha fame, quindi è finito un timer, quindi deve andare in un'altra area. Ma mentre vola finisce il timer di quando ha fame, e inizierà il timer di quando va in rage, triggerando un secondo timer. Quindi quello che succederà è che quando io in realtà raggiungerò l'Acnosom, l'Acnosom sarà già in rage. Guardate ragazzi, quanto c'è scommettere che sta cosa avverrà al 100%, perché questo gioco c'ha problemi di script. Ora l'Acnosom raggiungerà il centro di quell'area e andrà in rage. E sapete perché andrà in rage? Perché in realtà c'è un secondo, un altro metro nascosto che mi dirà che andrà in rage. E guarda un po', è esattamente quello che cazzo è successo, perché è scriptato. Ragazzi, è scriptato. E questa cosa mi dà fastidio, perché è fastidiosissima. Perché è fastidiosissima, perché se è un timer ed è scriptato puoi arginarlo l'evento. Poi, ripeto, queste sono tutte piccole cose in realtà, sono tutte cazzate che però messe insieme danno fastidio. E questo è il punto, che non è un problema nel singolo, è che sono tutte insieme. Che cazzo? Perché non l'ho bloccato col crash? Ottimo. Buono. Sì, perché, ripeto, il problema sorge solamente quando partono sta serie di timer scriptati. E tu lo sai, io lo so che andrà a succedere quella cosa lì. E ripeto, non è sbagliato avere mostri che puoi predire mostri, perché in realtà è positivo che puoi predire mostri, ma è il cosa succede in quale sequenza, cioè... Se il mostro deve cambiare area per poi andare al centro dell'area, per poi andare in rage, perché aveva fame, che cazzo me lo mandi via a fare? Perché? Vabbè. Ok. It's gunless time. Ok, ho dimenticato pure di mangiare, fantastico. Immediatamente, instant fail. Allora, tanto devo prendere... Bene. Dovrò mangiare custom, volevo dire. Almeno così lo faccio vedere in diretta. Approfittiamone. Weakener, così almeno riduciamo gli HP di tutti quanti i mostri. Che in realtà adesso non mi serve perché sono già dentro, a dire la verità. Non prenderò Weakener, by the way. Allora, prendiamo... Oh, Bombardier aumenta il 10% i miei danni. Booster aumenta l'attacco e la difesa. E... Ma onestamente qui whatever, quindi in questo caso prenderò credo Fighter. È un'ottima opzione.
Siamo tutti e tre attivati. Peccato perché Wigener è tipo una delle migliori skill in assoluto. Cioè, è talmente forte che una volta sbloccato non c'è praticamente ragione di non prendere questa skill. Eccetto se non state affrontando una caccia dove il mostro è immune a Wigener, perché gli HP sono fissi. Cose che chiaramente giocando non avrete mai idea. Fatevi rimettere anche il display. Ho appena notato che adesso sto rimettendo, avendo uno schermo gigante di nuovo, sto rimettendo di solito in 16 noni. Semplicemente perché, ripeto, uno schermo abnorme. E quindi non mi serve più giocare in 21, in 21 noni. Anzi, è uno svantaggio in realtà. Un giorno mi piacerebbe avere uno schermo ultra wide in realtà, grosso come questo, e in quel modo lì, perché è troppo. In realtà avete proprio un vantaggio. È proprio un vantaggio tattico, come dire, a giocare in 21 noni, perché vedete una porzione maggiore di schermo. A volte il culo Yagu ancora. Il culo Yagu. Luck, non so, ma back at it again con il ti prendo, ma no. Prendiamoci il terzo wireband. L'Acnosom è un addio, spero che... Non penso lo faranno mai, eh. Però io spero che in Sunbreak lo vadano a sistemare un pelo. Cioè, più che altro per, è quando partono le box che... Ok. Dovrebbero allargargli l'hitbox oppure dovrebbero fare in modo che partano prima, cioè che spawnino prima o meglio sulla sua ala del corpo, sulla sua ala. Usando una normal gunlens perché credo che contro... E contro l'Acnosom sia in realtà una scelta migliore. In realtà la gunlens in generale è molto buona contro l'Acnosom, perché l'Acnosom non ha molti punti deboli. E sì, ha la testa che è molto larga, certo. Se vogliete andare per una break run, soprattutto se state giocando multiplayer, in realtà, a parte che la testa non sarà sempre accessibile, che chiaramente già è di base un problema di per sé, però non è nemmeno tanto quello, è proprio che le parti sono molto resistenti al danno fisico, quindi o si usa un'arma fortemente elementale, oppure bisogna andare con un'arma appunto con danni puri come questa qui. E in generale, considerando anche le debolezze dell'Acnosom, probabilmente è meglio andare con un'arma che è comunque pesantemente fisica, esplosiva. Cioè proprio se volete fare totalmente break, intendo, senza grandi pensieri strategici, eccetera, eccetera. Che ha preso la source. Okay. Buah, facciamo i materiali. Anche se l'Arzuros è uno dei miei raid peggiori. Non mi piace. Ancora una volta. Perché non fa tanti danni. È molto lento. È molto lento a attaccare e quindi anche molto facile da... Se qualche mostro vuole fare retali, può farlo in modo abbastanza semplice, che chiaramente può provocare problemi alla lunga. Preso? No. Poter. Quindi schippiamo questo. Ci recuperiamo un po' di acutezza che non fa mai male. Oh, uno di hop. Che belli gli hop all'indietro. Oh, pensavo di... Ma
questo è un paio di errori da parte mia, indiscutibilmente. In realtà dovrebbe essere fortuna di base, però in realtà è non molto in questo caso. Oh, ne ho preso uguale. Nel senso che in teoria il fatto che mi dia sempre la testa dovrebbe normalmente è un vantaggio. Ma non è uno svantaggio, però nel mio caso dove voglio provare a rompere le parti in realtà è uno svantaggio per alcune situazioni. Questa qua non la rischio proprio, io mi curo direttamente, esatto. Prendo una mazza. Speriamo che questo KO entri, non dovrebbe essere difficile farlo entrare. Io credo in te. Ok, ci siamo. My bad, ho fatto un paio di whip perché stavo cercando di... Sto anche cercando di non fargli danni esagerati sul corpo. Perché appunto voglio provare a spaccare le parti, che è la cosa che mi auspico di più in assoluto. Specialmente la coda, anche se non ripongo troppe speranze nel rompergli la coda. Ah, ok. Full reload. Ok, catturabile. Ma purtroppo cioè va figo, ma avrei preferito di no. Purtroppo mi ha rivolto la testa un sacco di volte. Penso che molte delle esplosioni sono andate o sul corpo o sulle gambe, dove niente era rompibile, purtroppo. Ho deciso di andare col martello veleno per più o meno la stessa cosa, nel senso che l'alternativa era andare con un martello elementale, ma voglio prendergli la faccia, ma tenterò comunque di rompergli le parti se riesco. E speriamo, insomma. Forse addirittura con questa caccia nello specifico. Probabilmente cioè sarei più ottimizzato ad andare con l'Hunting Horn, ironicamente. Subito. Speriamo di riuscire a raccogliere tutti i materiali. Ovviamente no. Yeah, questa qua è la cosa a cui devo stare più attento. Se... Ah, qua devo fare probabilmente Water Strike. Ancora non sono perfettamente abituato a fare Water Strike. Easy. Ok. Lo fa due volte. Questo è un easy smack. Exhaust damage. Oh. Pensavo che l'ultimo avrebbe preso. Questo è un problema.
Ok, ottimo. Perfetto. Poi mi skippato. E questo è importante perché adesso posso fare questa cosa qua. Poi anche questa cosa qua. Come follow up. Poi mi skippato di nuovo. Leggermente offsettato. Molto male. Aspettiamo un minimo di delay tra una cosa e l'altra. Buono che ha proccato il veleno. Ok. A breve prenderò anche il red sicuro. Un secondo che io. Ci sta. Sto volontariamente colpendo le ali, chiaramente, ragazzi. Che con l'hitbox del martello post-ward colpire punti non, che non sono la testa è un po' più problema. Ok, che fanno? Non so se sarà sufficiente, onestamente. Sì. Se non frame skippavo l'interazione, mi avrebbero orato e avrei perso l'occasione. In realtà, penso lo schianterò solo una volta e poi continuerò a piedi. Con questa, con lo spinning bludgeon. Ok, perché qui sono garantito di fare questa cosa qua, adesso lui in giampa. Esatto. Perché in giampa sempre come la Ratian la prima volta che fa questa cosa qua. Vedo un po' se sì, non lo rifà. Cioè, l'ha rifatto dopo. Ho esitato, questo è stato il mio errore. Perché dovevo essere più convinto che non l'avrebbe rifatto. Però vabbè, ci siamo, diciamo che ci siamo. Andiamo sopra. È più scarso perché le palline si compalgono immediatamente. Va bene così. Frame skippato, buono. Non mi dica che te lo manda via di nuovo. Molto lento, dubito che potrà. Esatto. Proviamo a continuare a prendere l'ala. Anche se, ripeto, vorrei prendere l'ala, ma gli attacchi di questo tipo vengono reindirizzati automaticamente sulla testa. Perché è come se avesse una sorta di priorità integrata. Ah. L'ho sbagliato di pochissimo questo. Questo è un po' annoying. Con le interazioni di cui vi dicevo anche prima, cioè... Secondo me, allora, ci sta che il mostro affaticato si va a cercare del cibo. Però mi devi giustificare la durata dell'affaticamento in qualche modo. Cioè, se visto che la durata dell'affaticamento non viene messa in pausa, questo è tutto tempo in cui praticamente tu mi stai togliendo lo status normale. Su armi che magari si basano anche su questa cosa qua, è un po'... Doesn't feel right. Grandi Zui che attualmente ha un buon ride invece. Ecco il curabbo. Ancora una volta ho fallito nel break di diverse cose. Non è proprio, ripeto, facilissimo, ma... It is what it is. Ok.
Hunting Horn dipende tutto da come userò in realtà la Sonic Barrier, che mi sembra che ha questo corno. Vado verso l'alto. Ok. Può andare super bene, può andare super male. In realtà super male no. Comunque non è così forte l'Acmoson. In realtà mi manca un po' il gap di difficoltà tra il low rank e l'high rank dei vecchi Monster Hunter. Spike, ma sei matuchista? Spike, ma pensi sempre al passato? Sì, è che prima in passato quando entravi nei rank sentivi molto di più l'impatto, era molto più... Anche proprio il livello di potenza diverso, mi manca. Guarda te che se alla fine rifinisco a giocare a Freedom Unite. Oppure prendo l'occasione e inizio Frontier. Cioè, inizio. Rinizio. Pezzi che mi ha colpito, era manovra? Sì, dovrei riuscire a tankarlo abbastanza bene. Buono. Troppo presto. Non posso riesco a... Sì. L'ho counterato stavolta. Ottimo. Io penso che riesco a prendere adesso un altro KO ancora. All ride. Cioè il ride, eccolo. Entrò solo una volta, non ne vale la pena. Che sfiga, cazzo. Ma lo dovevo prevedere, questo è un errore mio. Lo dovevo prevedere perché, anzi, in realtà l'avevo anche previsto, ma mi sono distratto. Nel senso che sapevo che stava lì per andare che io la seconda volta. Bank. Ok. Potrebbe addirittura fare doppio cambio aria, speriamo di no. Barrier. Questo l'ho doggiato con Sonic Barrier di nuovo. Exhaust flinch. Oh. Incredibile, ho preso il bullfango. Sempre a rompere le balle.
Qua ti prendo, eh sì. Dove cazzo scappi? Ci siamo? Grazie. Ah. L'ho iniziato perché pensavo mi prendesse, invece a quanto pare no. Ok, qua l'ho griddatina, eh. Ammetto il mio grid personale. Super armor. Dai, cadi. Sei vicino ad altro che io, eh. Sì. I knew it. Io penso anche che sia vicino alla cattura in realtà. Anche se non è scritto. Secondo me ci sta. Anche se non è apparso né scritto. Controlliamo. Eccolo qua. Infatti. Gatti, ma che servite? Rimanete a casa, lo so già io, ho già l'ultra istinto di cattura. Poi comunque non sto riuscendo a rompere bene queste cose. Ma vabbè, speriamo che con le prossime armi va un po' meglio, perché se no non lo inizio a pacco, non so, un po' più spesso, perché non io rompo bene le cose. Comunque super, abbastanza smooth, cioè... Oh, con la Switch Axe c'è, allora, c'è il pericolo che potrei tradare un quantitativo di danno imbarazzante. Però è estremamente fragile. Spero che con l'esplosione riesco a rompergli bene le parti del corpo adesso. Se no le prossime cacce contro l'Acnosom dovranno includere qualche sorta di... o elemento pesante che ancora non ho, oppure tipo esplosivi, perché... Ripeto, non voglio... Mi dà un po' fastidio che non gli sto riuscendo a spaccare le parti per bene. Poi inizio immediatamente col terzo Warbug, not even thinking about it. E subito pure qua con le... E provo io a combatterlo qui adesso. Oh, troppo presto il momento. Difficile fermare col side step della Switch Axe. Oh, andato. Minciato. Ok, buono in questa posizione. Facciamo così e iniziamo a discharge, come si dice. Ottimo. La ragione per cui ho messo le Skull Guard subito sotto è perché se mi attacco e per caso lui va lì, intanto io continuo a curarmi. Esatto. Buono all'ultimo frame di aggrappo, probabilmente. Blind. Yep. Oh, brutto. Brutto colpo. Questo è un po' greedy, devo ammetterla, perché se adesso farà una combo estesa potrebbe addirittura uccidermi. E questo è Ride, sicuro. No, a quanto pare no. Greedy ancora, però. Ok. Ok, adesso. Questo è il raid. Cazzo. Sì. Ok, ne approfittiamo chiaramente per fare il code. Io credo che riesco forse anche a chiuderlo in quest'area. Se... Esatto.
Mi serviva giusto un pelo più di energia, maledizione. Oh, lo sapevo pure questa. Stavo switchando, purtroppo. Ok, anche se carica, potrò tankarlo. Quasi. Potrò tankarlo molto al pelo, eh. Comunque, attenzione, perché qua il piccione ti dà da fa... Non me l'aspettavo questo. Comunque, piccione del malaugurio. Ah, purtroppo non ce l'ho fatta. Va bene, dai, ho fatto un paio di cazzare dopo, perché potevo... Anziché inizializzare subito il discharge, avrei potuto fare comunque un'arte e mi... In quel momento avrei avuto abbastanza energia per fare subito la scarica dopo. Non so se quanta differenza ci sarebbe stata, a dire la verità. Ma sicuramente gli facevo... Un burst in più, perché il fatto è che è true damage, ripeto, tutto ciò che è danno puro... Quindi che ignora la corazza è stra utile contro questi mostri che sono comunque relativamente corazzati. C'è di nuovo Arzuros qua, un altro ride questo. E ripeto, lo accetto con più... E questa cosa qua la devono risolvere. Cioè, se io sono sopra il wirebug, porco di quel demonio bastardo, voglio il wirebug. Spero che... non lo so. Cioè, ci sono dei quality of life che in questo gioco, sulla core feature, che mi lasciano un pochino allibito. Spero che semplicemente non avevano abbastanza dev time e hanno lasciato un po' così e che quindi in Sunbreak li sistemino. Perché... Ah, terzo break, buono, manca solo la coda. E poi in realtà la coda che in realtà dovrebbe essere abbastanza low, in dir la verità. Ah, è morto. Va bene così. Beh, non è che ha giocato più di tanto, ho rischiato la vita un paio di volte. Comunque, con mostrine rank picchiano di più. Comunque mostrine rank picchiano di più. Ok, Charge Blades. Ho messo il counter mort slash, spero di riuscire a fare... abbastanza counter. Il problema di giocarlo multiplayer, stessa cosa era lancio. Cioè, se mi dice bene, mi dà un sacco di opportunità per attaccare indietro. Se mi dice male... se mi dice male, non mi piace, cazzo. Cioè, nel senso, sono quasi il doppio più lento. Non il migliore degli inizi, devo dire la verità. In faccia. Yes. Qua ho dovuto pullare tutte le mie skill da pro predictor dei mostri, perché... Non facile contro... Questa tipo di AI che usano qui. Penso che posso gridare ancora uno. Poi mi è passato a fianco, quindi vabbè. Cado. Potrebbe rifarlo, sì. Però non mi prende il secondo colpo, interessante. Dura davvero, davvero, davvero tanto la durata del counter. Dovrebbero ridurlo tipo della metà. Ma... Perché in realtà non nerferebbe nemmeno l'arma, eh. Danno aumentato. Yes. Bisogna prendere questa occasione. La chiave è non esitare mai.
Se riesci a counterare sempre questo stile qui è meglio. Chiaramente non dobbiamo nemmeno gridare più di troppo, perché altrimenti è un casino. Mi hai preso da dietro. Terzo Warbug, che ripeto è sempre utile. E poi è talmente utile che... Capisco perché ha una durata, però... Dove sarei? I wish there was a way to make it infinite. Anche pagando in skill. Tipo un'abilità arma... Che ne so, Warbug Whisper livello 4. Prima dice incredibly increase the duration of the third Warbug, e poi, che ne so, Warbug Whisper livello 5 dice you now have unlimited Warbug di livello 1. Cioè, potrebbe anche essere utile una skill che ti fa startare con un Warbug in più. Cioè, proprio direttamente inizi la partita con un Warbug in più. Probabilmente è più utile per le speedrun anche per gli altri contesti, è una skill del genere, però... If you start with an additional Warbug. Potrebbe anche essere incluso direttamente in Warbug Whisper, onestamente. Tipo... Il livello 5. No, il livello 4 è you start with a Warbug. Ma sempre perché ci sono alcune cose che poi limitano le scelte, tipo che ne sono i gatti, eccetera. Per consistent. Perché poi ripeto, per speedrun chiaramente anche quello, ma importa un po' tutti meno, perché sai... Comunque... È un gioco che si sta muovendo purtroppo via dall'aspetto competitivo, kinda. Per quanto comunque, ripeto, i veteran non gli piace dire... Non gli piace sentire la realtà dei fatti. Però, e Monster Hunter sta diventando sempre meno competitivo ogni iterazione. Perché più aggiungi elementi random e non basati sulla player skill... E più vedi. Più il thought process diventa basso per selezionare una cosa rispetto a un'altra, più la competitività si appiattisce. Perché ricordiamo, raga, che parte della competitività è anche saper scegliere il set corretto, i giusti oggetti, e c'è anche quello, insomma, fa parte della competitività. Ma peccato. Meno di queste cose ci sono, e più chiaramente il gioco si muove via da un aspetto competitivo. Ah, buono. Cadi. E ripeto, mi dispiace, perché sapete che io sono top sostenitore di speedrunning. Anche me stesso ero un speedrunner. I was a speedrunner myself. Eccetera, eccetera, ma chiaramente. Adesso così è. Cioè, ironicamente, se dovessi tornare a speedrunnare, sicuramente non lo farei in un Monster Hunter New Gen. Se dovessi farlo, lo farei in un Monster Hunter probabilmente che va dalla prima alla quarta generazione. Incluso Generations, chiaramente. E mangio l'erba. No, back. Sicuramente non lo farei né in World né in Rise. Troppo random. È il meta troppo, davvero troppo rigato. Non hai nemmeno spazio per fare roba più o meno creativa. Il mio Monster Hunter ci speedrunnare rimarrà sempre seconda e terza generazione. Not even doubting about it. Perché non c'è davvero mostruosamente meno random. Il mod è mostruosamente più ampio. E devi saperti davvero. I mostri sono più difficili in generale.
intendo true difficulty, non artificial difficulty, perché se uno mi viene a dire Spike, ma non è vero perché mostro XYZ in questo gioco c'hanno un miliardo di vite in più, non vuol dire niente. Non è quello che fa la difficoltà di un gioco. Insetto glaive. Bene. Eh sì, comunque tornando sul topic, no? Dicevo, cioè, se io prendo un Grand Gadget o un Great... anche magari... In realtà posso prendere anche un Great Jagras. Ok, prendiamo il Great Jagras di World, che magari è un esempio più comune a tutti voi. Ok, prendo il Great Jagras, gli do un miliardo di HP. E fa lo stesso identico danno, quindi praticamente non puoi morirci contro. Cioè, ok, è più difficile, nel senso che... fare un miliardo di danni in... in X minuti non è semplice, ok? In 50 minuti non è semplice, ok, but still. Quindi cogliere come al solito i materiali di altro. Per questo dico, cioè che la... cioè questo è solo un esempio palese, no? Se prendo il mostro più difficile del gioco, gli do zero danni, ma gli do un... cioè, non è difficile attaccare il palo al campo base, ok? Soprattutto in un gioco che non puoi... cioè, non c'è manco il gioco di logoramento, perché puoi riprenderti le risorse su Rise e su World. Puoi letteralmente raccogliere le risorse di nuovo, cioè, poi finisci le pozioni, dice, vabbè, magari fa poco danno, però ti logora. No, manco quello. My bad. Oh, l'ho schivato. Vedete perché premo cerchio? Perché se lo fate al momento giusto, il barback torna e vi ridà parte dell'energia. Però lo dovete fare voi il comando. Non lo dovete lasciare a lei. E poi ripeto, come al solito, webbar... ecco qua, è appena successo. Falcione tech. Le cancel sono più veloce se fate un'azione col wirebug rispetto a un'azione con il falcione. E il wirebug, un'azione col pinzetto rispetto a un'azione col falcione. Ma è scaduto adesso. C'è ma... sto usando questo perché, ripeto, prendere l'arancione è sempre la parte che io trovo più difficile e più noiosa in generale. Quindi lo preferisco in realtà. Qui ho toppato non alla grande, di più, perché ho fatto... non voglio nemmeno parlarne. Ignoratemi, ragazzi. Spike Shadow Fail, questo è altro che... mannaggia al male assoluto. E ripeto, a me il falcione insetti Rise viene super criticato, ma a me piace un casino. Per tutto il quantitativo di tech che ci puoi fare, perché finalmente abbiamo tanti insetti validi, con tanti stili di gioco, ci sono tanti falcioni comunque utili. E ripeto, ma poi che speedrun vedo sempre i soliti tre falcioni! Ok, sì. Anche a me piace resettare per 40 ore per fare un mostro 2 minuti. Peccato che non viviamo in quell'universo. Quindi si va sempre per consistent hunt, part breaking. Poi se non farmi il Rise, nel senso di... cioè, in Monster Hunter Rise lo giochi per due ragioni. Ragione 1 è... per tre ragioni. Ragione 1, che ovviamente è quella lì, che insomma tutti dovrebbero in realtà. Giochi perché ti piace, quindi play because you want it. Però non c'è letteralmente nessun loop di gioco che ti incoraggia. La ragione numero 2 è perché vuoi sei un achiever, quindi vuoi farmarti, che ne so, tutte quante le cose, vuoi ottenere materiali, ti vuoi preparare, vuoi ti fare le tue belle build, bla bla bla. Oppure perché sei un cazzo di player killer, nel senso, giochi per fare speedrunning, vuoi battere i tempi e spacchi il culo. Quindi se non fai break run il Rise, cioè, perché non è che hai super missioni super difficili della serie. Ah, voglio fare il White Fatalis bianco evento in Gen U. E che se non ci vado con un'arma decente ci metto un millennio
e fargli scoprire la missione perché mi potrebbe one shottare. Cioè, non è questo il caso. Oh. Dimentico che a volte non ho più. Il Whirlpool a me piace molto come arte, eppure a volte I wish I had the other one. Perché mi piace avere prontezza assoluta, cioè è rotta. In realtà questa è una di quelle cose super sottovalutate, cioè in realtà, ripeto, l'arte del Wirebug, quella lì che ti dà l'iframe indietro, è super super sottovalutata, ma in realtà è fortissima. Perché è super rapida, la puoi incatenare super facile, potenzialmente ti cura e ti dà un estratto, che comunque è sempre un primo, cioè nel senso... Non fa mai schifo. Oh, Pride. Così riusciamo. Anche se comunque è morto, eh. Non faccio manco la cosa ottimale perché tanto è morto, sono sicuro. Cioè posso pure proprio piazzare la trappola. Anche se non c'è. Anche se nella UI nessuno mi dice niente. Sono abbastanza sicuro che è catturabile. Oh, aspetta. Ah, ecco, appunto, adesso me l'hanno detto. Ok, good. Sì, che sembra poi oltretutto che dalle ultime news finalmente Capcom implementerà in modo ufficiale il togliere le scintilline. Grazie Capcom per ascoltare la community. Grazie. Che davvero, raga, era incredibile. Iniziamo a entrare in territorio balestre. E probabilmente voglio comunque iniziare col Wirebug in più. Ok. Oh, cavolo, didn't see it coming. My bad. Kiting in the 90s. Quanto è rotta la balestra leggera. I'm just kiting in the 90s. Io credo solo che sia un pelo esagerato il livello di kiting raggiungibile da quest'arma. Dove stanno?
basta con me. No. Ora. Ok. In realtà mi dimentico sempre di farla, ma tecnicamente questa è una shortcut, perché ti taglia un sacco di spazio e ti permette di fare drop down direttamente da qui. Vai Arduros, grazie. Vai. Tanto per il danno shitty che gli faccio comunque. È stato un errore mio questo. L'effetto di quella fauna endemica è richiamare un mostro vicino qua. Non so se funziona, perché a volte non funziona. Ah, eccolo, è stato attirato. Lo si vede dal simboletto sotto il puriego. Ehi, ciao culo.
Ah, è pronto per la cattura. Va B. In teoria ha funzionato, ma il cubo di fu stava dall'altra parte dell'universo conosciuto. E quindi chiaramente. Sei arrivato troppo tardi, culo, mi dispiace. E vabbè, dai. Un rider era già avvenuto, quindi non ho manco preso materiali bonus. Erbalestrone. Palestrone che purtroppo fa un po' di power. Guarda, guarda, guarda come muoio mentre provo a fare power trading contro di lui, eh. In realtà però effettivamente non ci ho pensato, ma con questo in realtà non è male. Non vado in dendo. Ok. Chiaramente. È ovvio che mi mancava. Ok, multi hit giustamente. Oh cazzo, è finita! Piano! Attenzione, il KO ragazzi, il KO di spallata. E chiaramente, oh, raga, io lo ripeto per l'ennesima volta, le hitbox quanto sono caso del Kunipol con questo mostro è proprio una cosa incredibile. Thank you.
Questa è rischiosa, perché la mia vita si abbassa parecchio. Meglio che rinfodermi qua. Mannaggia al male. Porca troia. Mizuki, ma basta? Prego. Ok. Prima sull'ala, perché poi lo manderò direttamente anch'io. Esatto. Penso sia catturabile. Testiamo le mie skill di ultra istinto di cattura. Ancora no, attenzione. Mi sorprende che ancora non sia catturabile. Mi sorprende, devo essere onesto. Ne conto posso aver sbagliato. Non penso avrei sbagliato di raid. Non penso avrei sbagliato di tanto, penso ci siamo quasi. Eccolo, infatti. Peccato. Ah, peccato, peccato, dovrò sprecare una trappola coperta. Vabbè. Ne faremo a meno. Ottimo. Manca una. Ah, giusto, no. Si mette i guardini. E adesso l'Armageddon. Che l'arco. Ancora non ho ancora messo elemental exploit su questo arco, ma chiaramente lo dovrebbe spaccare comunque abbastanza. Ah, ricordiamo arco ancora set low rank, però c'è Bow Charge Plus sto giro. Col pezzo high. Prepariamo col Death Juice. Riduciamo i consumi di stamina vari.
Oh no, è già in rage, che l'avrebbe detto? No! Oh, però ho preso. Vediamo un po' se dovrebbero averlo fissato, no? No! Il bug! Il Weaver Ride bug con l'arco! Non fissato, è già abbastanza forte l'arco. Il bug, per chi non lo sapesse, è se usate il Dragon Piercer e colpite il mostro che sta nella posizione di Ride col Dragon Piercer, a volte non vi fa, non vi procca il Ride. Oh, che cazzo mi ha preso? Vedo Spike. Ah, ho sbagliato. Nit. Ok. Catchable! Gonna catch them all! Vai. Devastato nell'oblio. RIP! Capcom. Va bene. Allora ragazzi, con questo mostro, che in realtà è la cosa più importante, terminano le missioni di alto grado 4 stelle, nel senso che abbiamo fatto tutti i mostri 4 grado, quarto, sì, cioè alto grado 4 stelle. Quindi ve lo rinvito, perché ve l'ho detto già inizio video mi pare, alla fine troverete sul mio sito, che sicuramente il link sarà sul mio Discord e forse anche in descrizione, una pagina dedicata all'analisi del quarto grado, perché vi... dell'alto grado parte prima. Ora ve lo voglio ripetere per farvi un super riassunto. Non c'è niente di rivoluzionario, ragazzi, a questo rango. Limitatevi a portare le armi al primo grado dell'alto grado e per le armature, se avete fatto bene il basso grado, vi bastano quelle basso grado, anche perché per abilità non troverete roba da danno così presto nell'alto grado. Dovrete aspettare il rango dopo per molte delle cose, ok? Infatti sto valutando anche se tenere questa armatura anche per il prossimo grado. Probabilmente no, probabilmente inizierò a cambiare qualche pezzettino qua e là per fare un minimo di ottimizzazione. Non voglio comunque, non penso voglio iniziare a usare decorazioni. Penso che ancora decoration wise terrò il set praticamente vuoto, uguale per i talismani. Per quanto comunque in alto grado 4 stelle potrete già fare decorazioni, potrete già fare talismani.
dubito che però io avrò volontà di passare all'alto grado di, in questo senso qui immediatamente, quindi è probabile che per l'alto grado 5 stelle farò dei piccoli upgrade e poi farò praticamente il rango delle armi ancora più alto. Perché mi sembra più giusto così, alla fine voglio questa esperienza che sia un po' più lineare, un po' più che tutti più o meno possono incapparci, e poi comunque è meglio che una caccia duri di più per scopo educativo rispetto al mostro che sta fermo e muore in 3 minuti, cioè non è questo l'obiettivo di questo di questi video, non è assolutamente questo, perché chiaramente se volete vedere il mostro che sta fermo per 2 minuti basta che cercate nome del mostro speedrun e trovate qualsiasi cosa. Non penso che siete qui, che siete venuti qui per questa ragione, perché le speedrun in sé a guardarla non vi insegna praticamente niente, nel senso che è una cosa che accade una volta sì, 800.000 volte no. Comunque, ragazzi, grazie mille per la visione di questo video, rispetto, vi invito a mettere mi piace e andare anche a dare occhio al sito, da Spike è tutto e noi ci vediamo alla prossima.